Siamo con Alfredo Lallo e Rita Donzella, anzi abbiamo proprio fatto queste tecniche di savate. Rita, ancora sei in splendida forma e continui a allenarti, diciamo. Sì, ci provo, non più come prima quando facevo competizione, però cerco di mantenermi in forma e la passione resta sempre per la savate, quindi quando posso vengo ad allenarmi. Bene, tu hai fatto tantissimi incontri, sia come dilettante che come professionista, hai combattuto anche di pugilato. Sì, ho fatto anche dei match di pugilato, proprio i primi combattimenti che venivano fatti in Italia. Poi ho vinto tutti gli italiani nella savate, nel kickboxing, nel full contact e poi ho cominciato a fare gare internazionali, spesso in Francia perché la mia passione è sempre stata la savate, quindi le trasferte erano sempre Francia, Belgio, contro avversari di paesi che praticano particolarmente savate. Beh, a che età hai iniziato a fare sport da combattimento? Avevo 21 anni. E lo sport cosa rappresenta nella tua vita? Soprattutto in Tutto. quegli anni. Dai, in quegli anni una grandissima passione, ci ho dedicato la vita, insomma, tanti allenamenti, tanti sacrifici. Sono contenta di averli fatti perché mi sono serviti poi nella vita anche per avere la forza, la grinta per affrontare anche tante situazioni. E quindi quando posso, per quello che mi alleno ancora, perché è una valvola di sfogo che mi manca tanto. Ma com'è nata invece l'idea di fare veramente l'agonista, di salire su un ring per combattere? Ma è stato un caso come è stato un caso quello di iniziare a far savate. È una cosa che assaggi pian pianino, andando in palestra, andando a vedere i tuoi compagni che gareggiano. E quindi dopo 3 mesi ho fatto la mia prima gara light di savate e mi sono subito appassionata. Dopo neanche un anno di palestra ho iniziato a fare la prima gara a contatto pieno. Ho vinto e mi sono caricata tantissimo e sono andata avanti. Bene, allora, presto torneremo a trovarti e magari parleremo degli incontri più importanti con le avversarie, soprattutto internazionali, che hai dovuto sfidare, ma faremo un'intervista specifica proprio per questo. Magari, anzi, presto ci sarà una sua intervista su Budo International. Senz'altro, così conosco Grazie. tutti i nomi. Ciao.